Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Unpacked 2018 New York. Samsung ha presentato Note 9, ha presentato Galaxy Watch, ma ha presentato, in realtà non ha presentato, ma ha mostrato al suo pubblico anche questo nuovo Galaxy Tab S4 in arrivo a fine mese anche in Italia. Questa è la colorazione, quella più chiara. Si tratta di un tablet di fascia alta, un tablet da 10.5 pollici di diagonale Super AMOLED. Vediamo se questo è già al massimo, adesso siamo in una condizione di luce un po' sfavorevole, ma dal vivo è veramente molto molto luminoso. Super AMOLED da 10 pollici e mezzo di diagonale, 2560x1600 pixel in formato 16 decimi, Snapdragon 835, quindi il top di gamma della precedente generazione Qualcomm, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna. Vediamo se qui ci sono qualche altra informazione, no, ma qui non c'erano, c'è soltanto questi dati qui. Fotocamera principale 13 megapixel con autofocus e con LED flash, fotocamera frontale da 8 megapixel, porta USB tipo C 3.1, e questo è molto importante, vi spiegherò a brevissimo il perché. Abbiamo poi Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, batteria da 7300 mAh, un peso di 482 grammi. Android alla versione 8.1, vediamo se ci è stato detto il vero, ma credo proprio di sì, esatto, 8.1, 4 speaker HG e Dolby Atmos, come vedete 2 da questa parte e 2 da quest'altra parte. Non manca, per fortuna, come al solito, il jack audio. La S Pen è inclusa, la sfilo dal tablet qui accanto per farvela vedere. Non è la nuova versione dotata di Bluetooth, ma è comunque una S Pen in tutto e per tutto, tra l'altro con un design leggermente diverso, un pochino più grosso rispetto a quella a cui eravamo abituati per gli smartphone. Quindi S Pen completa, pienamente compatibile, e tra l'altro disponibilità della modalità Samsung DeX, che possiamo avviare anche senza collegare il dispositivo ad un monitor. Vado a ribaltarlo, quindi possiamo, se vogliamo, collegarlo al monitor. È per questo che dico che è molto importante la presenza dell'USB 3.1, ma potete tranquillamente utilizzarlo anche senza collegarlo ad un monitor, il che è fantastico, perché con la possibilità di acquistare anche la tastiera fisica che vi farò vedere a brevissimo, questo dispositivo diventa veramente completissimo. Ovviamente abbiamo tutte le app Android tranquillamente avviabili direttamente in modalità finestra. Vediamo se qua il menu Try Me contiene qualcosa di interessante. Vabbè, c'è Alto Odyssey, ok, che non viene avviato in finestra ma viene giustamente avviato full screen. Ci sono programmi per il disegno, ovviamente, come vedete le app rimangono qua sotto nella barra ed è possibile tranquillamente utilizzarle contemporaneamente. Ok, qui stavo per acquistare qualcosa. Qua sotto abbiamo la barra di stato con tutte le varie impostazioni che avevamo già visto anche nelle altre modalità DeX, e poi ancora e ancora potete continuare ad avviare applicazioni. Io sono un fan di DeX, sono contento che adesso non ci sia più bisogno di una dock e che questo Tab S4 sia compatibile appunto con questa modalità. Come vi dicevo, è disponibile anche una tastiera fisica da acquistare separatamente. Adesso faccio una cosa per cui qui mi odieranno tantissimo, ma scavallo da una parte all'altra per farvi vedere questa tastiera fisica semi rigida. Faccio vedere che quando lo sganciamo con il meccanismo qui laterale il display si disattiva, è assolutamente rigida, è possibile ovviamente richiuderlo così al libro. E c'è qua ovviamente l'alloggiamento per la S Pen, quindi poi per riattivarlo basta sollevarlo, poggiarlo sui pin e in automatico viene riconosciuta la tastiera. Qui siamo già nella modalità DeX e quindi possiamo poi scrivere e utilizzare questa tastiera. È arrivato un bellissimo aggiornamento, ma non lo vogliamo fare. Questo dispositivo sarà disponibile alla fine di agosto in Italia a 729 euro nella variante Wi-Fi, 799 euro invece per la variante LTE. Per questa anteprima di Samsung Galaxy Tab S4 è tutto da New York. Un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.